Allora, benvenuti, siamo qui a presentare il libro fresco fresco di Giovanni Perazzoli che abbiamo qui, Contro la miseria, ed è un libro che parla della situazione in Europa riguardo i sussidi di disoccupazione e le tutele individuali per chi non ha lavoro, chi il lavoro non ancora ce l'ha. Che voi immaginate se noi da un giorno all'altro, diciamo, perdendo lavoro, diciamo, per noi bastasse andare in un ufficio, dire noi abbiamo diritto e l'ufficio vi dà da quel momento in poi un assegno settimanale o mensile con cui potete coprire l'affitto, le bollette di casa e le spese principali, diciamo, che una famiglia si trova a sostenere. In alcuni casi addirittura non solo, come succede a volte, chi ha perso il lavoro, ma chi il lavoro non ancora l'ha avuto neanche per la prima volta. Questo è un tema che dovrebbe essere molto importante, forse il primo tema di cui dovremmo parlare, in Italia soprattutto in questo momento, e invece è completamente assente nel dibattito politico e ogni tanto quando qualcuno la propone, da qualunque parte arriva, sembra quasi una proposta dei marxisti-leninisti dell'Unione Sovietica. Invece, andando a vedere com'è la situazione in Europa, si scopre che queste tutele, per esempio, questo tipo di tutele, ci sono in Gran Bretagna, in Francia, in Germania, praticamente in quasi tutta l'Europa, tranne che in Italia e qualche paese. Ma adesso ce lo facciamo dire da Giovanni Perazzoli, qual è la situazione, diciamo, generale in Europa e da dove viene questa proposta? Qual è la storia di questa proposta? Dunque, allora, intanto grazie per questa iniziativa che insomma segue a tante altre che tu hai già fatto con grande successo. Dunque, perché, diciamo, questa proposta e da dove viene? Beh, è una questione estremamente interessante perché, per la verità, si tratta, come spiega molto bene, molto chiaro, dettagliato, eccetera, nel libro, è una proposta vecchia, diciamo, non è una novità. Anzi, il welfare state nasce esattamente con una fortissima tutela per la disoccupazione. Questa è una cosa che non si conosce, non viene molto studiata, ma mentre noi tendiamo a credere che il welfare state sia essenzialmente la sanità, pensioni, poi la scuola pubblica, non consideriamo che uno invece degli aspetti centrali del welfare state è invece la tutela dalla disoccupazione, ma non nel senso in cui viene inteso qui, cioè con dei sussidi temporanei spesso ripartiti per categorie, quindi estremamente corporativi, ma con dei sussidi universali, quindi rivolti a tutti, non solo, ma, e questa è una differenza chiave, non sono sussidi diretti a persone che abbiano già maturato un'esperienza di lavoro per un anno, due, un minimo, no? E quindi abbiano già contribuito, ma sono sussidi rivolti anche a chi non ha ancora mai lavorato, come appunto dicevi tu. Riassumo, diciamo, e rilancio, anche vai, perché Giovanni Perazzoli non solo, diciamo, non è al suo primo libro, è al suo terzo libro, è curatore di filosofia.it ed ha già scritto diversi articoli, soprattutto su Micromega, quindi è estremamente, culturale. Io involgarisco un po' il suo pensiero per semplificarlo, insomma, anche per
semplificarlo e trasmetterlo. Cioè, praticamente, in tutta Europa non si aiuta chi aveva un lavoro e l'ha perso, e non si aiuta soltanto in un periodo limitato, diciamo di qualche mese, come succede con l'assegno di disoccupazione in Italia, e non si aiuta soltanto chi fa parte di chi fa certi lavori, perché in Italia si protegge il lavoratore a tempo indeterminato, il salariato, diciamo l'operaio, e questo va benissimo ovviamente, con tutele che non lo coprono quando perde il lavoro, ma cercano di fargli tenere il lavoro, cioè con la disoccupazione, contratti di solidarietà, eccetera. E quindi praticamente la ditta ha ancora a carico il lavoratore ed è tra l'altro anche oneroso questo carico, e poi se la ditta poi va in malora, dal giorno dopo il lavoratore non ha più niente, e questo è il senso della parola miseria, che è molto chiara, perché in Italia appunto si aiuta indirettamente, cioè gli si dà assistenza sanitaria, so, l'asilo, pensiamo a un figlio, cioè aiuti indiretti, un po', diciamo, come dire, io ti do un po', neanche vitto alloggio, cioè io ti do un po' di, insomma, ti do un po' il gelato, ogni tanto ti invito a mangiare, magari c'è la Caritas, eccetera, però poi alla fine rivolgo il peso del lavoratore che non ha più niente, o di chi non ha ancora mai avuto un lavoro, un ragazzo di 20 anni, 25 anni, lo do alla famiglia, perché in Italia c'è poi il carico della miseria in mano alla famiglia. Cioè, se uno invece non ha una famiglia o è da solo, o è deciso, diciamo, che si è allontanato di casa per varie ragioni, eccetera, dal giorno dopo in cui perde il lavoro non ha niente. E questa è una cosa scandalosa. Ora, io non sono una persona, diciamo, non sono un filosofo, sono una persona estremamente pratica, quindi io non credo nel fatto che se qualcosa è giusto può essere fatto, perché ci devono essere le condizioni. Però si fa in tutta Europa. Cioè, questa è la cosa scandalosa, diciamo. Ma e sembra quasi un qualcosa che viene, diciamo, di molto recente, cioè come se venisse da 10-20 anni fa. Questa cosa. Invece, qual è, diciamo, dove ha avuto origine questa idea di una copertura universale? Cioè per il fatto di essere cittadino, tu comunque, se non lavori, io in qualche modo ti posso dare solo anche l'affitto di casa, eccetera. Beh, allora, dunque, Beveridge, 1948. L'Inghilterra è il paese guida e quindi già questo, diciamo, dovrebbe essere un dato che dovrebbe far pensare, no? Dopo seguono l'Olanda, è uno schema che poi è prevalso subito in tutta l'Europa. Francia è stata l'ultimo paese, grande paese europeo che, diciamo, abbia adottato queste forme di reddito minimo garantito. E parliamo comunque di 20-25 anni fa, insomma. Quindi noi siamo assolutamente gli ultimi. Ma la cosa che sconcerta è il fatto che, nonostante questo, in Italia non esista assolutamente la consapevolezza del problema e della differenza. Uno può anche dire io non lo voglio, diciamo, per ragioni X, no? Dire no, per noi non va, perché così. Però bisognerebbe essere consapevoli che si sceglie fra A e B. Da noi invece questo non c'è, cioè da noi il tema è stato sostenuto soltanto da, è stato sempre presentato come un tema assolutamente estremistico, impossibile, utopico, no? Una specie di maccartismo, diciamo, alla leggera, però, no? Come quando negli Stati Uniti, durante McCarthy, no? Chiunque dicesse qualche parola un po' sociale diventava automaticamente comunista e quindi da perseguitato. Invece qui si parla di tutele che hanno paesi liberali, molto liberali social-democratici, eccetera. Sì, sì, sì. Come l'Inghilterra, di cui noi per esempio abbiamo un'idea per cui le persone vengono lasciate via, no? Vengono abbandonate a se stesse, perché sono paesi dell'individualismo, certo. No? E invece poi si scopre che colui che non ha lavoro non è abbandonato a se stesso, anzi lo Stato
lo aiuta. A proposito della Gran Bretagna, appunto, c'era una cosa molto interessante, il libro è pieno di esempi anche molto interessanti. C'è la questione dei ragazzi, noi abbiamo l'idea, no, della disoccupazione dell'operaio che perde il lavoro, eccetera. Cioè, i ragazzi in Inghilterra prendono un assegno dai 18 fino ai 25 anni, sembra, no? Per un periodo della loro gioventù vengono aiutati con un assegno. A un certo punto c'era un dibattito, no? Per vedere se diciamo, diminuire queste tutele. Sì. Però, la cosa interessante è che hanno protestato non i sindacati, i partiti, hanno protestato le case discografiche. Per quale motivo? Sì, Blair fu il primo che tentò di, di ridurre lo spettro dei benefits, no? Quelli che loro chiamano appunto benefits, che vanno sia da un reddito fisso mensile, sia l'affitto per la casa, l'assicurazione sanitaria, eccetera, eccetera, perché l'idea di fondo è questa, che questi benefits tendono a impigrire, a deresponsabilizzare i giovani, non cercano lavoro, cioè, questo, diciamo così, è il tema critico che viene rilanciato, diciamo. E per questo Blair cominciò a cercare di ridurre, non togliere, cioè noi dobbiamo, io qui nel libro parlo della situazione attuale, noi se guardiamo alla situazione attuale stentiamo a credere che quello che leggiamo è vero, no? Io riporto casi di giornali, polemiche, prendo anche spunti da giornali più populistici, proprio per dare il colore della cosa, perché se noi semplicemente ci fermiamo a leggere statistiche, numeri, esistono bei libri anche in Italia che raccontano questa cosa attraverso numeri. Io qui però cerco proprio di dare il polso della cosa. No? Allora qui noi c'è un caso che mi ha colpito, perché Blair, quando appunto cercò di ridurre questo tipo di benefit, si trovò di fronte all'opposizione delle case discografiche. Sorpresa. Perché? Perché i giovani musicisti che mettevano su delle band, dei gruppi, eccetera, non avrebbero avuto tempo per provare, no? E c'è anche una dichiarazione che ho trovato del chitarrista dei Rolling Stones, Keith Richards, che dice: quelli erano tempi nei quali noi stavamo on the doll, cioè con il sussidio, e poi dopo con il successo. Cioè il periodo è come dire, quando ero studente, loro dicevano quando ero sussidiato in qualche modo. Esattamente, no? sì, e quindi. Sì. Ora magari qualcuno sarà anche contento che certi gruppi inglesi non esistano, ecco, però le case discografiche, no? Nel momento in cui, tra l'altro, un socialdemocratico, adesso non so come chiamare Tony Blair, perché poi le cose sono molto diverse dall'Italia, la geografia politica, tutto diverso. Però diciamo, i conservatori mantengono un sussidio per i giovani che non hanno ancora lavoro, Tony Blair, che tra virgolette sempre di sinistra, arriva e dice: ma magari riduciamolo un po', non diamolo proprio a tutti. No, l'idea sua è quella di l'idea è sempre stata quella di incentivare a lavoro, perché il sussidio non deve essere un materasso, quale uno si, diciamo così, adagia. Anche se ci sono stati, lo riporti appunto, casi di tabloid abbastanza popolari, di famiglie intere o di generazioni intere hanno campato sui sussidi, un po' come il discorso in Italia quando si dice: ma se lo danno a Napoli, immagina che succede. Sì, immaginate a Napoli, in cui si vive con molto meno che so a Milano o a Torino, eccetera, le famiglie che singolarmente ogni persona della famiglia prende 800.000 euro al mese.
chi va a lavorare, sì. Forse lavora, guadagnano di meno, perché poi c'è anche il discorso, ma allora io posso accettare un lavoro che mi rende meno di quello che mi dà la... e questi sono tutti i problemi. Esistono tutta una serie di tematiche che qui in Italia sono completamente sconosciute. Eppure non stiamo parlando del Tibet, cioè non stiamo parlando della Cina profonda, stiamo parlando dei paesi che ci stanno accanto e non solo accanto, che confinano con noi, ma che appartengono al nostro stesso universo politico, perché facciamo parte dell'Unione Europea, Bruxelles, gli stessi partiti sono tutti, diciamo, si uniscono in Europa, nei parlamenti, quindi noi parliamo di quello che accade nel cortile di casa nostra, vicino, dentro casa nostra. Però esiste un dibattito, e se uno prendesse qualsiasi giornale, Le Monde, The Guardian, lo apre, è difficile anche non incappare in questioni di questa giornata qua, nonostante questo, curiosamente, in Italia non interessa nessuno. Perché infatti la cosa scandalosa è questa, perché noi in Italia prendiamo l'articolo in cui il Financial Times, oppure no, l'Economist, ha detto male di, diciamo di tutti, Berlusconi, Renzi, ha detto Grillo, adesso non so quanti altri ci sono, sì, diceva di quello, guarda cosa ha detto, eccetera, e l'altro, no, non è vero, poi ha detto peggio, e poi invece, magari la pagina dopo, c'è scritto... Questi sono, diciamo, qui c'è l'assegno di disoccupazione, noi sosteniamo i giovani, cioè nessuno lo cita, nessuno lo guarda. Sì, no? Sì. Beh, io che conosco un po' queste cose... Perché, guarda, tu non stai in Italia, no, io vivo in Olanda da un po', poi ho vissuto in Germania, quindi... Insomma, sono abbastanza... Le viste un po' davvero, insomma. Le ho viste e devo dire che sono estremamente colpito. Se io racconto che in Italia non esiste nessun sussidio di disoccupazione, le persone non mi credono. Cioè, noi abbiamo una situazione completamente rovesciata. Cioè, loro non credono a quello a cui noi invece... Al contrario, stettiamo a credere. Questo succedeva nell'Europa dell'Est, contezza, perché conoscevo una famiglia polacca, che durante l'Unione Sovietica il marito andava a lavorare in Germania, sì. E faceva le foto. Faceva le foto perché in Unione Sovietica, nell'Est europeo, dicevano in Germania stanno fallendo ormai, comunismo, ormai il capitalismo è andato, no? Che era lì, no? E lui tornava con le foto, guardate. Palazzi, traffico, Mercedes, invece gli raccontavano che erano tutti per strada a chiedere l'elemosina, ma davvero? E non gli credevano, cioè con le foto davanti, non ti credono. È una situazione rovesciata in cui si crea in Italia appunto una coscienza collettiva come se non esistessero certe tutele, oppure come se costassero troppo, quando altrove sono ormai dalla fine della seconda guerra mondiale, dal dopoguerra in poi, che ci sono. Certo. È un po' come dire che altrove dicessero ma non si può fare la cassa integrazione. Sì, si fa? Esattamente. Sì. E la cosa incredibile è che in Italia si preferisce in qualche modo un'impostazione classista, perché si chiama classista, perché l'operaio ha la cassa integrazione. Il lavoratore autonomo no, magari fanno lo stesso lavoro nello stesso ufficio, certo, perché uno ha la partita IVA, certo, e l'altro no, allora l'uno, diciamo, mantiene il posto di lavoro, l'altro lo perde e dal giorno dopo non ha nulla, altrove invece magari lo perdono tutti e due, o chi lo perde dei due ha un assegno, certo. Per esempio, sempre in Inghilterra ci sia l'assegno sia per l'affitto che per le bollette. Dovunque, guarda, lo schema, semplificando un po', sempre lo stesso. Noi abbiamo un assegno per la casa, uno per un reddito, poi l'assicurazione sanitaria e poi ci sono degli assegni per i figli. Un errore tipico, le rare volte che qualche giornale parla di questi temi, commette il sistematico errore di
limitarsi a dire semplicemente quanto prendono al mese, no? Quanto prendono al mese, ma questo non è un dato utile per capire di che cosa parliamo. Infatti loro usano il termine benefits al plurale, cioè noi dobbiamo considerare queste cifre a partire dalle diverse situazioni, quindi famiglie, bambini, casa, per fare un esempio, allora in Italia la cassa integrazione, per ci dare un caso, è 800 euro, io ti do 800 euro, fine ti esatto. Arrangi, sì, hai un figlio 5,20, sì, ti arrangi, ma ci sono facendo la tara, però diciamo quello sostanzialmente sì, è, lo sentiamo spesso, no? Nelle varie trasmissioni, eccetera. Per esempio altrove invece, dove ci sono questi benefit, questi aiuti, tu hai l'affitto pagato, se non hai la casa, hai la casa. Certo. Un tot di contatto, ovviamente tipo 500 euro qualcosa per vivere, per mangiare, eccetera, bollette pagate, però e ogni tanto arriva l'ispezione. Sì, sì, sì. E cosa controllano gli ispettori? Sì, perché noi immaginiamo che l'ispettore vuole controllare che la situazione, diciamo che non ne approfittiamo, invece lì cosa controlla? Ora controllano anche che non ci siano, ma se ti danno la casa, abusi, no? Ma anche che non ci sia speculazione da parte di chi ti affitta questa casa e non ti affitti una casa vecchia, eccetera. Quindi controllano che chi ti ha dato la casa ti abbia dato una casa decente, certo, diciamo, certo, che abbia dei requisiti, perché altrimenti colpiscono non quello che è lì, ma l'altro. È un concetto anche questo un po' rovesciato. Sì, ma insomma, se noi consideriamo che uno dei temi che si trovano dovunque, giornali tedeschi, giornali francesi, è quello che lavorare non è più conveniente. Cioè, quando noi abbiamo dei lavoratori poco qualificati, queste persone finiscono col prendere qualcosina di più rispetto a quanto prenderebbero con i vari benefit. Allora, il grande dibattito sul welfare non è stato che da noi è stato letto come la crisi del welfare, la fine del welfare, eccetera. Non è stato invece questo lo smantellamento del welfare, è stato il problema di trovare il modo per far sì che i sussidi non diventassero un mezzo, diciamo, più conveniente, un mezzo di vita più conveniente rispetto a lavoro. Questo è un tema che da solo da noi non fa assolutamente senso compiuto, no? Cioè il fatto che in Francia si possa discutere del fatto che il lavoratore però non ha nessun vantaggio economico, no? Chiaramente parliamo di salari intorno ai 1.600 euro, non è poco, però voglio dire. Si parla infatti, cioè non è che stiamo parlando della, certo, pensione minima di 1.000, sì, no, che no, poi no, anche sulla pensione sarebbe da ragionare, eccetera, però certo. Stiamo parlando di sussidi di disoccupazione di oltre 1.000 euro. Sì, noi parliamo di una situazione che anche a me, che appunto conosco queste cose, ogni volta mi lascia abbastanza stupito, no? Io quando sono messo a studiare il caso della Irlanda, alla fine ho scritto al Ministero del Welfare per avere conferma sui dati e loro mi hanno puntualmente risposto aggiornando i miei, ma non in difetto, in eccesso. Io ho detto, eri pessimista. M'arrendo. Cioè, m'arrendo. È così. No, ma questo, allora, e poi sostanzialmente, ora, questo è un incontro molto particolare perché noi ci occupiamo di cose fondamentalmente molto spesso diverse, perché Giovanni Perazzoli, lo ripetiamo, è curatore di filosofia.it,
ha scritto molti articoli su Mirko Mega e al suo terzo libro, di cui ricordiamo uno su Benedetto Croce. Io se lo leggo svengo perché eravamo proprio completamente argomenti completamente diversi, ma andavo malissimo a lettere. Però diciamo, quello che mi ha colpito di questo libro, che tra l'altro lo potete non solo vedere qui e esaminare al volo, ma è davvero molto, molto agile e anche scritto molto, molto bene, molto semplice, è la verifica dei fatti. Cioè, non è che a un certo punto si è svegliata una persona in Italia, non so, che vive su un monte e si è messo a scrivere un libro su come sarebbe bella l'Europa. Qua si parla di, diciamo, di riporta tutta una serie, anche appoggiandosi a articoli di cronaca, eccetera, su cosa effettivamente c'è. Cioè, lui vive al di fuori di dell'Italia, invece noi sentiamo parlare continuamente politici che vivono in Italia, hanno però accesso a una conoscenza totale, come chiunque, che fanno il dibattito su se mantenere o no i piloti, per esempio, in Alitalia, quando c'è l'unione con gli altri, quando invece se ci fossero queste tutele non sarebbe nessun problema, perché cioè, il problema sarebbe lo stesso, ovviamente, perché un pilota non è che guadagna 1500 euro, certo, guadagnerà magari qualcosina di più, però diciamo non sarebbero senza niente dal giorno dopo aver perso il lavoro, e questa era la miseria, appunto, la parola che viene ripetuta. Allora, la verifica dei fatti è anche, ovviamente, il filo conduttore della mia attività, diciamo, non solo di lavoro, visto che faccio l'informatico e con i fatti mi ci devo confrontare per forza, perché se una cosa non funziona mi picchiano e mi cacciano via. Per questo, quindi, diciamo, volevo fare una rapida carrellata, visto che siamo in una libreria Feltrinelli, Corso Italia di Pisa, una rapida carrellata di libri che riguardano i fatti, quindi libri di, per esempio, qui abbiamo un libro di un toscano, che è Emiliano Ricci, che con Monica Marello, trovate qui vicino all'ingresso, ha scritto questo libro di fisica, che è la fisica di 007, cioè praticamente prende, tra l'altro riconosce benissimo, mi ha stupito la conoscenza dei film di 007, di questa ineffabile coppia. Emiliano Ricci, tra l'altro, lavora in Regione Toscana e scrive sulle scienze, per dire. Quindi prende spunto da 007 per esaminare qualche fenomeno fisico, tipo cosa succede quando la macchina curva, no? la forza centripeta, eccetera. Poi vediamo un po', abbiamo, per chi invece è più interessato sull'economia, c'è per esempio un libro di Alberto Bisin, che è un economista e lavora negli Stati Uniti, del gruppo di Noise from America, per chi conosce questo blog, in cui c'è anche qualche economista, diciamo, di fama internazionale, Alberto Bisin, che ha scritto questo libro, Favole e numeri, c'è l'immagine di Pinocchio, si vede molto bene, e anche qui, diciamo, un po' come fa Perazzoli, dice: ma guardate che nel mondo dell'economia il dibattito economico non è quello italiano, è tutta un'altra cosa, non c'è questa differenza tra liberisti e keynesiani, cioè si parlano e si confrontano, ma anche personaggi di questa scuola austriaca, di qualsiasi, comunisti, ci sono anche alcuni marxisti, no? Però si parlano tranquillamente senza tirarsi le sedie addosso come fanno nei talk show italiani, in cui magari drogano un po' il dibattito. Poi abbiamo presentato, tra l'altro, qui alla Feltrinelli, proprio abbiamo avuto anche l'autore a maggio, abbiamo avuto Davide Maria De Luca, che scrive per il Post.it. È un giornalista, ha scritto questo dizionario delle balle dei politici e degli antipolitici. Ovviamente uno dei più presenti, lo potete immaginare, un ex comico, mi sembra, dentro questo libro, però ce n'è per tutti, diciamo. Renzi è arrivato un po' tardi, quindi dopo l'uscita di questo libro, però nella seconda edizione credo che rientrerà anche lui. Poi parliamo di salute, un libro uscito recentemente, Salute e bugie, di Salvo Di Grazia, noto in internet come MedBunker, che parla, appunto, tratta di molte pseudocure che voi potrete incrociare non solo in televisione, abbiamo visto il caso Stamina, eccetera, ma tutte quelle pseudocure come i vari guaritori, ma anche la famosa cura di Bella, che fece storia una volta, e la fine che ha fatto, insomma, questo tipo di protocollo, tra virgolette, ma anche omeopatia e così via, acupuntura, quindi
è un libro che è uno di quei libri che fa un po' male, perché vi dice magari che delle cose a cui credevate non sono poi così funzionanti, però. Però insomma, oltre a curarvi, voi mangiate. Quindi un altro libro, tra l'altro della stessa casa editrice Chiare Lettere, di Dario Bressanini, Le bugie nel carrello, ma c'è anche Pane e bugie. Cioè, Bressanini ha scritto diversi libri e vi dice praticamente, vi aiuta, diciamo, a scegliere quello che voi dovete magari preparare da mangiare la sera, e vi spiega un po' quali sono i miti sul cibo e sui prodotti, quelli tra virgolette naturali. Per esempio, oggi scherzava proprio Bressanini, che abbiamo avuto a Pisa sempre a maggio, ma al Sant'Anna, scherzava dicendo: ma io il vino naturale lo devo fare con l'uva selvatica, no? Per dire, no? Oppure questa paura della chimica, no? Quando poi siamo circondati dalla chimica. Per esempio, noi possiamo bere l'acqua a casa perché l'acqua potabile, no? C'è un po' di disinfettante, che altrimenti uscirebbe l'acqua marrone o l'acqua verde. E poi due libri, uno che consiglio di logica, visto che parliamo anche di verità, falsità, eccetera, parliamo di logica, che c'è questo libro di Francesco Berto che si chiama Logica da zero a Gödel. Berto, qualcuno dice, ah, Berto perché? Perché è un filosofo, appunto, magari qualcuno lo conosce, no? Sì, sì, lo conosco. Amsterdam, peraltro. Insegna ad Amsterdam e ha scritto questo libro. Io sono, d'altro, sono un appassionato di logica e ho fatto diversi esami di logica proprio qui a Pisa durante i miei studi universitari, e lui ha il pregio di essere un ponte tra diciamo, l'aspetto culturale, umano della logica diciamo, quello un po' più formale. Per chi vuole capire un po' meglio che cos'è la logica, questo è assolutamente consigliato. Ovviamente tutti questi libri io nel tempo li ho comprati qui, e quindi li trovate sicuramente. Un altro, come potete vedere, che è molto molto letto, anche questo, si chiama, è di Claudio Vercelli, che è uno storico, e si chiama Il negazionismo, e parla proprio del negazionismo dell'olocausto, cioè di tutto quel movimento che tende a ridurre o negare l'esistenza dei campi di sterminio, camera a gas, eccetera. E lo cito perché nel suo, che tra l'altro anche lui ha scritto, se non sbaglio, poi un articolo anche su Micomega, sul complottismo, perché c'è un forte legame tra le tecniche negazioniste e le tecniche complottiste, la mistificazione. E come funziona? Funziona proprio un po' come ne abbiamo parlato anche stasera, cioè il dibattito italiano viene drogato dal fatto che a livello europeo ci sono dei fatti e delle cose note, e poi una persona di cultura può mettere insieme tutte queste cose, le sa valutare e dice: ma in Italia c'è un'anomalia. Invece chi vuole disinformare, fare un po' di mistificazione, cosa fa? Elimina i fatti scomodi, prende dei dettagli e li amplifica, distorcendo completamente la realtà e facendosi credere anche quello, l'opposto di quello che è vero. Questo, dopo questa serie di consigli per acquisti, tra l'altro alcune di queste persone, oltre a Davide Amelio Di Luca e ho avuto anche Claudio Vercelli in video, voi potete trovare i miei video su internet, il canale Le Fure Loaded, e troverete poi anche questo incontro. E io direi, a questo punto, se c'è queste due paure di questa cosa, Dio te, che cosa? Quindi se qualcuno poi, tra l'altro, nel pubblico vuole intanto magari fare qualche domanda sulla questione, quella di oggi, cioè cioè il fatto che in Italia non c'è una tutela universale che non dipenda dal volere di un sindacato, o dal lavoro che stavi facendo, o dal fatto che prima avevi lavorato, o spesso anche gli stranieri in alcune nazioni non vengono, cioè gli immigrati cosiddetti, no? Vengono anche tutelati con qualche forma. Certo. Chiunque abbia il diritto di risiedere in un paese assume ogni tutela che il welfare gli offre, no? Quindi, anzi, io faccio il caso di un giovane, 28enne, apro il mio libro con questo prologo, no? Di un giovane 28enne che si trova a Bristol e con idee confuse su quello che avrebbe fatto. Italiano.
nella vita italiano, sì, sì, scusa. E poi invece, partendo da una situazione in Italia difficile, insomma, figlio di una madre sola, anziana, eccetera, trova invece con i sussidi il modo in Gran Bretagna di farsi strada, cioè quello che è anche, diciamo, utile comprendere che il sussidio, visto come funziona in Europa, non è semplicemente una forma di assistenza, è un vero e proprio ascensore sociale. Cioè ti do qualcosa così tu puoi, certo, evitare di accettare il primo lavoro che ti... Esatto, esattamente, è uno strumento che facilita gli outsider, perché non ti costringe a fare delle rinunce, né a conoscere qualcuno. Né a conoscere qualcuno, e questo, diciamo. E tu vai in un ufficio, hai diritto, ti pagano, non sì, è che sì, io sono figlio di. Esattamente. Come le banche centrali ad un certo punto sono state distinte dalla politica, quello che noi vediamo, il nocciolo della questione, secondo me, è questo, che il welfare in questi paesi è distinto dalla politica, cioè tu hai un welfare che è un diritto soggettivo, tu entri in un ufficio e ottieni il tuo sussidio, il tuo diritto a questo, non hai bisogno di mediazione. Il bisogno di dimostrare ben poco, cioè hai diritto perché non hai un contratto, appunto, cioè non è perché quanto. E quindi non c'è nessuna forma di clientelismo possibile. Non c'è un'intermediazione, non c'è un sindacato, non c'è un funzionario X, un sindacato oppure chiunque sia, insomma, che ti deve certificare. Il politico che facilita quella pratica, eccetera, eccetera. Insomma, questa è la... Intanto c'è qualcuno vuole chiedere qualcosa, visto che... Sì. Se vuole venire qui, se vuole farsi riprendere, altrimenti no, da lontano. Vabbè, tanto è uguale. Devo farlo. Prego. Ma quindi... è giusto pensare che i sussidi, così come sono descritti o come sono applicati in Europa, servono semplicemente agli individui, oppure in quanto servono agli individui di una società, di fatto rendono migliore la società stessa? Cioè, alla fine questo ascensore sociale serve a ciascuno degli individui che ne usufruisce, o serve anche alla società di cui gli individui fanno parte? Beh, io, diciamo, partendo dalla cosa che ho appena detto, non posso che dire che servono soprattutto, diciamo, alla società, no? Perché intanto liberano molte energie, perché è chiaro che se si può scegliere è molto più facile che si scelga quello che si sa fare meglio, e poi rendono molto più trasparente la politica, perché uno degli elementi chiave su cui agisce, diciamo, il consenso quando non è trasparente è sempre il bisogno, e quindi è storicamente sempre stato così, è il lavoro, questo è il punto, è sempre stato. Quindi se paesi come la Germania, la Francia, la Danimarca spendono miliardi di euro per questo genere di tutele, non lo fanno soltanto perché per spirito di carità, diciamo, lo fanno perché complessivamente la società funziona meglio. È più giusto, cioè si mettono insieme giustizia ed equità, che sembra, e maggiore efficienza. C'è qualcun altro? Io capisco che
diciamo, io capisco che trovare una domanda su un argomento che praticamente, di cui praticamente in Italia non si parla, cioè già forse stanno cercando di riprendersi dal fatto che hanno saputo che dappertutto in Europa ti danno un assegno se tu non lavori o se non ancora hai trovato lavoro, mentre in Italia bisogna vedere che lavori facevi, che quanto guadagni, perché poi c'è, non solo c'è, anche ci sono dei paesi in cui, adesso non so se già esiste o c'è soltanto l'idea ma è concreta, di dare un assegno universale che altrove impropriamente si chiama questo quello universale, che si dà anche a chi lavora, per dire tu esisti, io ti do, esatto, io ti do un qualcosa, che poi matematicamente sembra strano, poi matematicamente se tu lavori io ti tasso un po' di più e mi ridai, non è che sia una cosa, diciamo, per semplificare uno dice, però io proprio per dare un po' anche il senso, no, del diritto in quanto individuo, non in quanto appartenente ad una classe, perché poi in Italia si fa il discorso classista al contrario. Tutta la lotta di classe, diciamo, negli anni 60, 70, eccetera, che era arrivata per migliorare la condizione degli operai, si è sublimata poi nei rapporti di lavoro, no, sindacalizzati e non degli operai stessi, che poi diciamo che sono quelli, diciamo, che adesso invece in qualche modo rappresentano il segno opposto rispetto alla tutela universale, che sono quelli protetti. Mentre il lavoratore autonomo, ma anche lo stesso imprenditore che fallisce, no? Per noi imprenditore è una parolaccia, no? L'imprenditore che fallisce, che anche lui ha una famiglia, eccetera, ma addirittura magari ha anche più debiti, perché magari si è venduto anche la casa per sostenere la sua ditta, sono storie quotidiane in questo periodo, lui non ha niente. Quindi in qualche modo è un classismo al contrario, senza esagerare con le dovute tare, però il senso è... Sento molti, vedo molti. Qualcun altro vuole chiedere qualcosa? Prego, sì, un attimo, arrivo. Non può essere una scelta della classe politica nostrana mantenere un welfare in questa maniera, proprio per rovesciare il titolo del libro, per avere sempre più miseria culturale e politica? Perché secondo me i termini sono questa la discussione. Cioè il welfare, io dico sempre, il pubblico impiego per certa classe politica è una forma di welfare. Mantenerlo nei termini di ignoranza, di sudditanza, di elefantiasi, eccetera. Diciamo che il sospetto c'è. Io... siamo attenti anche poi va su internet, quindi... No, nel senso che distinguere il welfare dalla politica, come accade appunto in Germania, in Francia, è chiaro che offre meno leve di consenso, no? Cioè è chiaro che se il sussidio X non dipende da una trattativa, se non vengono favorite, per esempio come accade in alcuni paesi che non hanno queste forme di welfare, le figlie nubili dei militari, è chiaro che in questo modo si identificano alcuni gruppi i quali saranno inevitabilmente un bacino di consenso per quella parte. È chiaro che se un welfare che fosse veramente universale, per definizione non può essere legato a una mediazione. E quindi questo nel nostro paese probabilmente è l'elemento che crea più, però non dobbiamo pensare che questo sia un dibattito che è veramente completamente estraneo alla nostra storia. Io qui cito ampi stracci di un bel libro
del mulino, sì, su come è fallita una commissione parlamentare che aveva tra gli scopi quello proprio di risolvere il caso, l'anomalia nostra di questo paese. Però la commissione Onofri non ha portato a nulla, come tante altre. Abbiamo avuto anche Prodi, quindi in termini anche abbastanza recenti. Era nel quadro appunto del governo, del primo governo Prodi. Da un tempo, il senso al tempo, no? Quindi si parla, ci hanno provato, un po' carsica. Diciamo, sì, è un... Prima si è provato... C'è stata anche... Poi Prodi come economista, tra l'altro, scrisse anche un libro, se vado a mente, si chiamava Il capitalismo ben temperato, mi pare, in cui proprio tratta il fatto dell'unione tra la protezione dei cartisti fondamentali del libero mercato con anche appunto gli aspetti di sinistra che poi in qualche modo l'hanno segnato, il fatto della sua discesa in politica, la sua presenza, perché si è sempre un po' stata. E quindi non stupisce il fatto che in qualche modo abbia tentato di realizzare questi ulteriori universali, ma anche alcuni mostri recenti, no? Monti, come pensiamo Monti, no? Dio, no? Che il male assoluto è stato, no? In questo è stato dipinto come Monti, il criminale, cioè. Monti aveva timidamente, insieme a quell'altra cattivissima, come si chiamava, al ministro, aiutatemi, la Fornero, no? Aveva proposto, due cattivi avevano proposto che chi perdeva lavoro per qualche anno poteva continuare a prendere uno stipendio che leggermente cala, molto diverso, ecco, dalla tutela universale, eccetera. Bisogna dire che c'è una pressione europea perché anche l'Italia adotti queste forme. Recente, tra l'altro, roba di... Sì, no, recente e continuo. Sì, sì, è un tema vecchio. Potrebbero usare questo tema quando dico ce lo chiede l'Europa. Sì, infatti spesso quando... infatti ed è vero, io qui cito per esempio un documento del 1992 nel quale c'è proprio scritto perfettamente tutto quello che noi dovremmo fare, quello che ci mancano, ma veramente non si sono dimenticati niente, cioè tutto, io lo cito, commento ed è estremamente chiaro, insomma, ci sono state delle forze politiche, ma anche a parti di diverse forze politiche che hanno spinto perché riformasse il welfare in questo senso, ma generalmente questa cosa non passa, perché sarebbe il caso scrivere un altro libro, capito? Il discorso prima accennavi, no, alle figlie nubili, eccetera, no? Si parlava per caso di Grecia? Sì. Ecco, allora, un altro mostro, no, recente, no, la Grecia, no? I cattivi. Ci sono alcuni che scherzano sulla rete, fa gli elicotteri del Fondo Monetario, no? Che arrivano, conquistano con i faraoni un governo, eccetera, no? Allora, tanto per fare un esempio, riportare questo libro, istanziarlo, come si dice anche nelle teorie matematiche, per dargli un po' un senso di concretezza, in Grecia la situazione a cui sono arrivati è figlia di assistenzialismi storici. Per esempio, io adesso ho un microfono in mano. I presentatori in Grecia, i presentatori televisivi, no? Il governo ovviamente non aveva, aveva un certo interesse ad ingraziarsi, ecco, diciamo così, tanto per anche tornare al discorso che faceva qui lo spettatore. Il presentatore televisivo, dato il rischio microfono, che questo sono barre di
diciamo, di uranio arricchito, queste qui, dato il rischio microfono per le onde elettromagnetiche, andava in pensione a 55 anni. Con delle pensioni enormi, cioè, e questo è solo un esempio, appunto. Prima si parlava delle figlie, dei militari, cioè c'erano, sì, l'avevo letto da qualche parte, ci sono state in Grecia circa 300 forme di assistenzialismo di questo genere. Ora voi immaginate un'intera popolazione che, presa singolarmente, ogni classe vanno in pensione a 50-55 anni. Chiaramente il sistema prima o poi esplode. E infatti è esploso. La domanda è, domanda retorica a cui nessuno potrà rispondere, però chiaramente ognuno si può fare un'idea, ma con un sistema del genere, in cui il Papadopoulos, che ha governato non so quanti decenni, con la stirpe anche i Papadopoulos, no? Che hanno governato e hanno gestito il socialismo in Grecia, tra l'altro, questa idea di socialismo è stata anche qui, con questo tipo di tutele, col fatto che non te lo doveva dire il funzionario, non ti doveva fare il favore il politico a farti il decreto, la legge, ma tu non hai lavoro, hai dei soldi subito, hai subito dei benefit, delle tutele che ti proteggono, senza andare alla Caritas, se qui ci diamo, ma fa un'opera eccezionale dove questi tutele non ci sono, ecco, sarebbe successa la stessa cosa, cioè ci sarebbe stato tutto, forse sì, non sappiamo rispondere, perché con i se e con i ma, certo, se mio nonno avesse però il sospetto è, se avessero tolto con queste tutele universali alla politica quella leva di cui si parlava prima, cioè tu da me devi passare e allora poi campi solo se te lo concedo io, forse magari le strutture più grosse, diciamo, di un sistema del genere sarebbero, poi oddio, la stupidità umana non c'è il limite per cui magari sarebbe successo comunque, però il sospetto è che magari con questo sistema non sarebbero arrivati a questo punto, all'esplosione di questa bolla di tutele. Certo, infatti quando dico che il welfare rende anche più trasparente la politica, è a questo, insomma, sostanzialmente che penso, a casi come quello greco, italiano, dove è abbastanza chiaro che uno si chiede perché determinati paesi hanno un debito pubblico così basso con un welfare di questo tipo, perché anche questo è uno dei dati a cui io presto attenzione, no? Cioè noi abbiamo un debito pubblico enorme a fronte di un welfare miserrimo, no? Allora perché questo? Io, insomma, guardandosi intorno sembrerebbe di intuire una qualche relazione. E poi avevo preparato uno schema, non guardate i colori che sono diverso tipo, diversi tipi di tutela, eccetera, però per farvi capire l'estensione della cosa. Allora, gli stati che sono colorati di verde, giallo, grigio, che vi farò vedere adesso, hanno delle forme di tutela di questo tipo, che sono da quello più contributivo, cioè le persone normalmente pagano un tot in più di tasse per poi riprenderle come tutele assistenziali, diciamolo così, no? E poi ci sono alcuni stati che sono rossi, invece. Gli stati rossi sono quelli per cui se devi prendere qualcosa, è difficile che lo prendi, dipende da chi sei ed è anche un po' complicato, lo sapete. Allora, la cartina è questa, eccola qui, ve la faccio vedere. Ora, indovinate, ce ne sono due rossi, ecco, noi siamo quello più giù, ecco. E, per dire, quindi noi siamo circondati, e qui sono soltanto stati dell'Unione Europea. Abbiamo citato, ovviamente non parliamo degli Stati Uniti, che hanno anche loro delle forme, cioè gli Stati Uniti, quelli cattivi che lasciano le persone per strada, eccetera, hanno delle tutele. Chiaro? Noi, che invece siamo caritatevoli, no? Vogliamo bene alla famiglia, eccetera. No. Questo è straordinario. Infatti poi nei discorsi, prima di questa presentazione, io parlando qui con Giovanni chiedevo, ma sarà la distinzione tra paesi cattolici e paesi protestanti? E invece poi ha detto, guarda che ce l'hanno anche in Francia. Allora, per me il controsempio vale, quindi come logico, quindi fine del discorso. Però c'era questo sospetto, diciamo, che no,
in qualche modo poteva entrarci la... Beh, discorso anche dell'individuo sì, più che della collettività, certo. La stessa parola cattolico che è più universale. Forse è vero che nei paesi cattolici c'è più attenzione alla famiglia, per esempio, piuttosto che al singolo. Questo magari potrebbe essere una delle ragioni culturali. Difficile, diciamo, mettere insieme tutti gli elementi che concorrono a creare questa... Ma più che concorrono, che impediscono, perché abbiamo visto che il dibattito in Italia ogni tanto c'è stato, poi... C'è stato e poi finisce. Non sempre, magari bisogna necessariamente andare a pensare a ragioni oscure, insomma. Molto spesso è una macchina che è difficile da mettere in moto, perché ripartire, riordinare tutti gli interessi in gioco non è semplice, no? Quando poi si è costruita anche una mentalità su questo tipo di rapporto con il lavoro, è anche difficile scardinarla, insomma. Noi non possiamo non considerare come un fatto abbastanza singolare che ciò che da noi è considerato utopico in Francia o in Germania è considerato utopico il contrario. Questo è una cosa che non può non colpirci, insomma. E qui c'è tutta una storia. Io cerco di raccontare anche come alcuni intellettuali già nel dopoguerra capirono, no? Avevano già colto qual era il punto, insomma, però si è sempre trattato di una ignoranza, insomma. Ma se qualcuno ha qualche altra domanda da fare? No? Quindi pensate a questo, faccio un po' di promozione, nel senso che pensate a quante cose sono scritte in questo libro piccolino, perché in effetti ce ne sono tante, poi ci sono tanti riferimenti anche su articoli che potete trovare su internet, quindi potete approfondire, leggervi le fonti, controllare, verificare, eccetera. Quindi potete portarvi a casa non solo, diciamo, ciò che abbiamo detto con il vostro ricordo, ma avere anche una specie di, non dico come il libretto di Mauro o il libretto rosso di Borsellino, però diciamo uno strumento per dire: signori, ma questa cosa qui in Italia non si fa. Senti, mi permetti soltanto di aggiungere una cosa che serve secondo me a chiarire. Noi dobbiamo anche tenere presente che un rapporto del 2006 della UE ci dice che noi siamo, cioè il rapporto sul lavoro ci informa che noi siamo il paese che ha una flessibilità enorme e tutele scarsissime. Cioè quando noi pensiamo di ma sarebbe più semplice risolvere, per esempio, problemi legati alla rigidità del mercato del lavoro, eccetera, eccetera, dobbiamo considerare che anche questa è una favola, perché in Italia in realtà parte qualche cosa, insomma, esiste invece una flessibilità già di fatto enorme, senza le tutele. Quindi noi parliamo già di un fatto. Questo perché uno magari spesso potrebbe credere: ah, ma il sussidio, in realtà dietro c'è un trucco, perché poi questo significa che allora i contratti diventano flessibili, eccetera, eccetera. Insomma, questo è un fatto che deve essere... Non è questa la strada. Scusami se mi sono... No, che mi sembrava... Sì, ma infatti questo è un falso problema. Cioè, nel senso che quando vengono introdotte... a Pisa si dice, in Toscana in generale, cuccio e cue fanno pari, no? Cioè, dosso, si pareggiano. Allora, se si vuole aumentare la flessibilità da una parte e non si introducono delle tutele dall'altra, chiaramente il sistema si sbilancia, certo. Soprattutto passando da un sistema in cui la società si è adattata al tempo indeterminato, al lavoro per sempre, eccetera. Un po' come
quando parlo nei miei video, eccetera, su quelli che si svegliano la mattina e dice ho inventato il motore che funziona per sempre senza consumare energia. No, se non gli dai qualcosa non ti torna nulla indietro. Quindi è chiaro che se si cambia il sistema aumentando la flessibilità si devono aumentare anche le tutele. Alcuni citano, tanto per fare un po' il mio lavoro di debunker, cioè di eliminare qualche palla che gira intorno, qualcuno cita il caso della Germania come paese in cui c'è un'estrema flessibilità, tanto che ci sono i mini job. Allora, il discorso mini job in Germania, che è un discorso ogni tanto si sente, e dicono, beh, è facile in Germania falsificare i dati della disoccupazione, perché hanno inventato questi mini job, cioè dei lavori pagati pochissimo, anche un dollaro, due dollari l'ora, per dire, euro, allora. E poi è chiaro che questi fanno un lavoro miserrimo e vengono conteggiati tra gli occupati, e invece no, perché chi fa i mini job non è occupato per la legge, quindi esce fuori dalle statistiche degli occupati, quindi rimane disoccupato. E quindi è molto interessante che questi sono argomenti usati, appunto, come vi ho detto prima, no? Vengono presi, estrapolati dal contesto, utilizzati, messi insieme una piccola bugia e così dire, e beh, è facile. Sulla Germania magari dovremmo affrontare dei problemi, tipo per esempio le banche, dei lender che sono fuori controllo dalla BCE, potremmo citare il fatto che stanno cambiando ancora, no, il sistema del welfare, loro stessi lo stanno discutendo, perché adesso c'è un governo appunto CDU e SPD, quindi stanno cambiando ulteriormente il loro sistema, si può ragionare su quello, ma certamente si può anche dire che il debito, diciamo, è sottovalutato, però insomma non si può dire che usano dei trucchi di questo genere, perché evidentemente è comunque sia un paese che è antipatico o simpatico, noi facciamo sempre queste valutazioni. Comunque sia, ha le sue produzioni, ha le sue industrie, ha un sistema sostenibile anche del welfare, e come tra l'altro tutta Europa, quindi non c'è neanche il problema non ce lo possiamo permettere, perché se lo possono permettere tutti, quindi non parlo della Norvegia che ha il petrolio sotto il sedere, sto parlando l'Austria, l'Austria, il Belgio, l'Olanda, insomma, Francia, la Spagna, seppure in forma piuttosto. Sui mini job, se abbiamo tempo, un pochettino, pochissimo. No, voglio dire, insomma, per esempio si è parlato tantissimo dei sacrifici introdotti da Schröder. Io qui nel libro racconto quello che i contestatori di Schröder dicono, quello di cui soffrono, diciamo. Invito a leggere per rendersi conto, insomma, di che differenza c'è, diciamo, no? È proprio un altro mondo, quindi infatti in mancanza del discorso delle tutele, uh-huh, i discorsi delle riforme di Schröder non hanno senso. Certo, cioè se lì bisogna, anche Schröder entra nel dibattito di cui parlavo prima, sul rapporto fra disponibilità a lavoro e sussidi. Questo è un tema che da noi non c'è. Loro ce l'hanno perché hanno il sussidio, questo è il punto. E quindi è inutile importare un dibattito prima da noi senza che ci sia l'orizzonte completo. Come si diceva all'inizio, è inutile dire ma se ai napoletani gli danno questi soldi, questi non lavorano, quando questi soldi non ancora ci sono e non è neanche iniziato, diciamo, il percorso, e la società non si è ancora adattata in qualche modo alla presenza. Sì, e poi serve anche un po' agli imprenditori, ai datori di lavoro, a compensare in maniera un po' più decente, perché non si può alternare la miseria, contemplare la miseria, mediare tra la miseria più assoluta di non avere lavoro né introiti avere quei 2000 e passa euro al mese con un lavoro invece da 800 euro, perché non hai altro. Certo. Se io avessi altro, io 800 euro lo dai a tua sorella, diremmo. Certo, no? Certo, ma secondo me la questione del welfare è anche utile proprio come strumento di
cognitivo, cioè a noi manca un pezzo intero di storia del welfare. E siccome questo pezzo manca, è molto difficile comprendere quello che succede negli altri paesi. Sì, non so, se la crisi del welfare, se fosse rappresentata dalla bedroom tax che Cameron cerca di rendere operativa in Gran Bretagna, cioè noi poi capissimo di che cosa si tratta, è chiaro che, non, che mancano completamente i parametri. Io parlo qui di un paradigma che è completamente diverso, quindi se noi vogliamo renderci conto di che cosa è il welfare, dobbiamo vederlo per quello che so è nei paesi come la Francia, l'Inghilterra, la Germania, e poi da lì possiamo costruire un dibattito interno che un esempio appunto è quello dei mini job. Io sfido chiunque a trovare una pagina nella quale si dica che i mini job tedeschi hanno come contemporaneamente i sussidi, perché il mini job, cioè quello che ha un lavoro mini job, viene presentato in Italia come sottooccupato, perché guadagna anche invece è uno che fa un mini job ma il sussidio. Allora, la terribile riforma di Schröder, no? L'esempio è chiaro, e tra l'altro perché, chiamato anche da questa riforma è stata definita da un commentatore acuto, e quindi per questo come Oscar Giannino, come riforma lacrime e sangue, sì, della Germania. Sì, invece poi alla fine, cioè nel contesto, magari. Sì, io porto dei casi di diciamo di un. Ci sono anche abusi, però accidenti, ci sono tantissimi. Appunto, citavo prima, famiglie intere, generazioni che campano sui sussidi, però insomma sono dei casi molto limitati che appunto vengono amplificati più dai tabloid, insieme alla notizia dell'alieno, un po', no, alla sposa reale, e poi c'è quella, la famiglia che vive con i sussidi. Allora, ringraziamo ovviamente Giovanni Pirazzoli per questo intervento, quindi lo trovate sia sulle pagine di filosofia.it sia ogni tanto su Micromega, lo trovate ovviamente in libreria, sul libro Contro la miseria, che descrive appunto la situazione europea del welfare e di come in Italia abbiamo visto appunto questo dibattito è completamente alieno, tanto per rimanere in tema di alieni. Grazie a chi è intervenuto. Grazie a voi.